Boom! Posso guarda un po'? Vai. Ah, salute. Che buono, dico, questo profuma di calzino sudato di pastore sardo. E attenzione, ho detto profuma, eh! Profuma! Accezione positiva, viva i calzini sudati dei pastori sardi. Bravissimo, gli sfugge niente. Ciao amici di Bracciami Ancora, io mi trovo a Milano, sto andando a trovare Sam. Sam è un macellaio super fico e oggi trascorreremo tutta la giornata con lui. Con me oggi Giacomo, valoroso videomaker, così dicono. Sam, ti sto aspettando, dove sei? Ragazzi, ve lo dico da dentro la macchina di Sam, seguitelo su Instagram, ragazzi. Lui è una delle novità più divertenti, più interessanti del panorama cicciaiolo per quanto riguarda Instagram. Il suo profilo è fighissimo, va bene così? Va benissimo. Bene, direi che è un ottimo inizio. Vai, alla grande. Sam è andato a cambiarsi. Ci spieghi dove siamo? Allora, ci troviamo a Zibido San Giacomo, sì. Milano Sud, sì. Dispersi nelle campagne, dove c'è questa splendida realtà, Cascina Santa Marta. Questa è la macelleria della Cascina Santa questa Marta. Questa è la macelleria. La cascina sta qua dentro. Dentro c'è tutta la corte residenziale. Qui ragazzi, guardate un po', che hanno allestito. Se volete ragazzi, fra qualche settimana, chiamatelo prima, Sam, potete venire. E vi sta organizzando, vi sta acchittando, una ragazzi, cosetta. Una cosetta simpatica, metterà le griglie qua fuori, brace, carne, uscite, ve la cucinate, mangiate, tanta roba. Roba, diciamo, la primavera estate 2024 si preannuncia assai gustosa. Interessante. Allora, tu non sei solo a lavorare qua perché c'è anche tuo suocero. Angelo, il maestro. Benissimo, andiamo subito a rompere le palle a Angelo, poi iniziamo ragazzi, entriamo nel vivo, cominciamo a vedere che c'hanno di speciale dentro sta piccola macelleria sperduta tra le campagne del milanese. Ti è. Angelo, senti un po'. Dimmi tutto. Quanti anni so che fai il macellaio? Guarda, quest'anno sono 42. È iniziato nel 1982, qualcosa saprai fare, immagino, no? Qualcosina. Dove hai lavorato? Prima nella macelleria di famiglia. Sì. Poi grande distribuzione. Sì. E poi mi sono dedicato alle aziende agricole. Perfetto. Poi dalla grande distribuzione a una piccola macelleria così sperduta, com'è stato il salto? Meraviglioso. Ti piace? Ti è piaciuto, eh? Anche perché faccio quello che voglio io. Bravo, meno stress. Meno stress, faccio quello che voglio io, quello che so. Buongiorno. E non devo dar retta a nessuno. Ah, che bello, che bello. Non devo dar retta a nessuno, ragazzi. Quando la gente fa il salto da dipendente, diventa praticamente proprietario, ti cambia proprio la vita e ti cambia la prospettiva, giusto? Esatto, lì sei un numero. E qua invece? Siamo in due numeri. Numero uno. Uno e uno due. Grande. Allora, il grande boss lo abbiamo presentato, cioè adesso ci concentriamo sul banco. Vai. Piccolo, c'è da dirlo, ma curatissimo. Vediamo. Ragazzi, sembra di stare in una pasticceria, lo sai? Allora, qui le salsiccette le fate voi. Le salsiccette le facciamo noi. Ah, grande, qua. Perfetto. Poi il pollo, là c'è il pollo. Qui abbiamo pollame, impanati. Bella, bella roba. Preparazioni. Bella roba. Ragazzi, c'è bella, bella costatura di Angus Irlanda che non mi dispiace affatto. Allora, qui entrate nella pasticceria. Qui, ragazzi, è il futuro, secondo me, delle macellerie. Nel senso che la macelleria sì deve avere i bistecconi, sì deve avere la carne, diciamo, tradizionale, ma se poi, ragazzi, siete bravi e riuscite a fare delle robette del genere. Guardate sto cosciotto meraviglioso. Quello è un bel fuso di pollo disossato e ripieno. E che gli vuoi dire a questo? Questo, signori, è una parte del futuro della macelleria. E ve lo spiego io perché. Adesso non è che bisogna essere studiati, aver fatto chissà quale corso di marketing. Le belle signore del milanese che fanno? Vengono qui. Vengono qua. Tempo per cucinare? Non ce l'hanno. Tempo per fare le preparazioni? Non ce l'hanno. A volte la voglia, non ci sta manco quella, vengono. Però a bella figura bisogna sempre farla. Bravo. Sempre. Guarda che bello, questo lo fai te? Quanto impieghi? Guarda, questo qua, ti dico, per fare questo vassoietto, sì. Ci abbiamo messo una ventina di minuti. Beh, sono curioso di vedere quanto fai questo, quanto costa. Questo ti fai 168 grammi di cannolo, 3,18 euro. 3,18 euro. Euro. Senti, quello bianco al centro che è?
Questa qua dentro ha una mousse di patate. Quanto deve sta al forno quello? Ma questo lo fai 10 minuti. Considera che è manzo sceltissimo, quindi non ha bisogno di una grossissima cottura. A mousse di patate ci vuole pochissimo. Bello. Poi altre cosette sfiziose. Altre così abbiamo fatto gli arancicci. Gli arancicci? Gli arancicci. Alto, fermi tutti. Amici siciliani, preparatevi, perché ora Sam ci fa vedere l'arancicchio. Il nome è simpatico. L'arancicchio, questo è un macinato di manzo che viene arricchito con sedano a carote e cipolle, sì, passata di pomodoro, sì, e un pizzico di grana. Costo? 3,69 3,20 euro circa erano il cannolo di prima, sì. Potrei mangiare 400 grammi abbondanti del, sì, tuo prodotto pagando circa 7 euro. 7 euro circa. Se può fa. Se può fa? Fa. Se può fa, sì. Mentre chiacchieravamo è entrato un signore, ha portato queste. Che so? Pecorini sardi. Sono arrivati adesso, sono arrivati. Ora. E intanto vi spoilero, ragazzi, la seconda parte del video, sapete a cosa è dedicata? È dedicata a un prodotto che si è inventato questo ragazzo. Il bollechino. Il bollechino, dici che è una cosa che non si è mai vista in Italia. Ma però famo colazione. Madonna, quanto mi piacciono queste macellerie piccole, sì. Sapete perché mi piacciono? Perché c'è sta l'umanità. Ok, c'è sta, come dicono quelli che studiati, l'operatore, cioè c'è sta Sam che vi dice: ragazzi, piate questo, piate quest'altro. E nel frattempo che io chiacchiero, Sam c'è taglier pecorino. Io rivengo di là perché secondo me è più figo stare di là. Questi sono quei formaggetti paraculli che te ne mangeresti anche mezzo chilo. Vero? Lo sai, sì. Che mi fa assaggiamo? Questo misto pecora e capra. Ah, dai, vai. Becca di sto cacio de capra che arriva direttamente dalla provincia di Oristano. Tiè, vai. Ma guarda che quello è fantastico. Via qua, annusa. Questo qua è una roba. Sì, questo qua. Angelo, se lo dici te che è buono, non funziona. No, perché no. Ti ricordi quello? Oste, com'è il vino? Sì, è buono. No, ma infatti io non glielo dico mai che è buono. Dico assaggi. Questo profuma di calzino sudato di pastore sardo. E attenzione, ho detto profuma, profuma, accezione positiva, viva i calzini sudati dei pastori sardi. Bravissimo, gli sfugge niente, grande. Amici sardi, vi voglio bene, vi voglio bene. Vai. Avete il mio cuore, Assaggiamo sto pezzo di Sardegna. Ma che cosa vuoi di più? In una fredda mattinata di febbraio, fuori Milano, con un po' di nubbolina lombarda, che assaggiare un pezzo di Sardegna. Allora Giacomo, formaggi assaggiati, ora che vuoi proseguire? Ah, una tartarina quasi vuoi. Tartarina? Tartarina. Senti, qui il ragazzo vorrebbe una tartarina, lo possiamo accontentare? Subito. Benissimo, grazie. Fa pure quelle, vai. Ce l'ho. E Giacomo caro, guarda, la tartare... Sam non ce la fa, ci fa una battuta al coltello. Ragazzi, battuta al coltello che prevede che si utilizzi il coltello e non la macchina per tritare. Di solito questo rende la grana più cicciosa, più grandicella rispetto a una tritata con la macchina. Grazie. Sam ha detto che la tartarina ce la porta fuori, ci dobbiamo accomodare qui sulle panchine che sono di fronte alla sua bella macelleria. Guarda che carino, che angoletto carino, guarda. Ragazzi, sapete benissimo che io sono molto molto severo quando mi viene servita la battuta al coltello. A me piace con pochissimi ingredienti. Ho visto tu ci hai messo solo sale e olio. Tra l'altro il limone l'ha messo sopra per decorazione. Se vi piace ce lo strizzate sopra, ma io sinceramente lo lascio per decorazione o magari per pulirmi la bocca dopo che l'ho assaggiata. Ricordatevi che per fare queste tartarine, queste battute al coltello per il crudo, la carne non deve essere necessariamente grassa, meglio la carne magra, perché il grasso crudo non è granché. Il grasso cotto ha tanto sapore, il grasso crudo stucca un po'. Incredibile! 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 Cosa? Una battuta di carne che sa di carne! Ma ragazzi! Dove l'hai presa? No, ne hai fatta te. Usti! Erano mesi che non accadeva che una battuta di carne, ragazzi, sapesse di carne. Hai dosato? Vai. Hai dosato in maniera saggia l'olio e il sale. È una cosa che anche quella è difficile da trovare. Senza mettere sopra la spuma del gorgonzola e il succo di mais, le scuregge in crema di mango. No, ce le ho su No. L'aria di basilico. Cioè, la battuta deve essere la cosa più semplice al mondo. La carne deve dominare e deve sapere di carne. Sono contento. Oh. Che bello. Ti posso dare un abbraccio? Beh.
Soddisfazione, grazie. Che bella soddisfazione, buona. Andiamo dritti a vedere questa preparazione super particolare che si è inventato Sam. Allora, caro Sam, ecco. Tu ci hai chiamato perché ci hai detto: io realizzo un prodotto che secondo me è unico in Italia. Sì. E lo hai battezzato? Bollechino. Bollechino. E che sarebbe sto bollechino? È la ricetta del bollito. Sì. Dove generalmente il cotechino lo si mette a parte. Sì. Racchiuso in un unico prodotto. Ok, perfetto. Per realizzarlo questi sono gli ingredienti. Questi sono gli ingredienti. Come è nata st'idea? È nata dalla produzione dei nostri cotechini, che quando cosa? Ti avanzava sì. La pasta di cotechino. Sì. Abbiamo detto, che ci facciamo? Che lo ci mangiamo facciamo? Così? No. Secondo me non è buono. Ok. Facciamoci qualcosa di creativo. Vai. Ok. E noi ti seguiamo. Abbiamo sperimentato e... Bello ragazzi, questa è la cosiddetta macelleria creativa. Se c'è qualche macellaio d'ascolto, ragazzi, saprà di cosa sto parlando. E comunque, essere creativi va sempre bene, qualunque lavoro voi facciate. Aprite la mente, ragazzi, sperimentate, fate come Sam, usate. Questo che pezzo di carne è? Questo qua è un pezzo di muscolo, precisamente il pesce. Il pesce. Svelato il motivo per cui questo pezzo di carne si chiama il pesce, guarda qua, effettivamente sembra un'orata, una volta che è stato aperto è boom boom battuto. Via. Ho capito perché ti chiami boom beef, perché boom boom boom, 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 boom tutto boom chiaro. Beef, basta, è risolto. Manco io lo sapevo perché. Hai visto? Non ho mai trovato tal motivo. Hai visto? Ok, stop ragazzi, la preparazione deve interrompersi qua perché ci sono dei segreti che non possiamo mostrarvi. Se volete questo prodotto, contattate Sam e vi organizzate o per farvelo spedire a casa o per venire qui a prenderlo, va bene? Eccoci! Il bollechino. Il bollechino. Ragazzi, mi sono gustato tutta la preparazione, questo ragazzo è bravo, ha la mano, ha la creatività, i due segreti che diciamo usa per fare questo prodotto non ve li possiamo dire, se volete venite qua e ve lo comprate. Tempo di cottura, amico mio? 3 ore circa. Dunque, in queste 3 ore come le inganniamo? Facendo fare una velocissima visita alla cascina Santa Marta, così famo vedere un po' dove stai. Va bene. Perché finora abbiamo visto solo la macelleria. Allora, metti la coce. Via! E ci vediamo tra 3 ore. No, e vi faccio fare il giro della cascina Santa Marta. Allora, queste sono le nostre serre dove vengono coltivate per gran parte verdura e da quella parte abbiamo i nostri frutteti. Questo invece è l'ingresso della zona residenziale della cascina Santa Marta. Più in fondo, di là precisamente, si trova il maneggio con i cavalli. Diciamo che non ci manca nulla. Però una cosa è certa. Lavori in un contesto decisamente poco stressante. Sì. E questo è molto importante, ragazzi. Bello. Fondamentale. Se vi volete, ragazzi, regalare un paio d'ore di serenità, di tranquillità, venite qua a fare la spesa, che oltre che a fare la spesa bene, state pure sereni, vi rilassate. Vi coccoliamo, bravo. Vi facciamo mangiare bene. Bravo, 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 bravo. Ci relax. Piace. Oh, ragazzi, giusto per ricordarvi che anche questa macelleria è presente all'interno della nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia 2024, guida unica in Italia, unica nel suo genere, che abbiamo realizzato noi di Piacemi Ancora e che trovate su Amazon. Eccola qua. È pronto? È pronto. È lui? È lui. Sa desaporito. Sa desaporito. Esatto. Sa di domenica. Ok, sa di domenica, di caminetto. Buono, vero? The relax, sì. Questa è la roba che te la mangiare quando stai in tranquillità, secondo assolutamente me. Assolutamente. Non te la puoi mangiare fretta. Assolutamente. Vabbè, sì. Amico mio, tirala fuori. Mi dispiace, ragazzi, non avervi fatto vedere tutto quanto, ma Sam ci teneva a mantenere segreti alcuni passaggi. Cazzo, ragazzi, io questo io lo metterei nel biberon, lo sai? Cioè, mi berrei pure questo la mattina a colazione in una tazza. Madre di Dios, ragazzi. Mo' vai, tagliamo. Intanto fai così? Sì. Tu gli devi sussurrare, vedi? Ci devi parlare? Ci devi parlare. Uh-huh. Sì, lo devi far sentire che gli vuoi bene. Noi te volevamo benissimo, guarda. E adesso ci vuole il taglio. Vediamo il cuore? Vediamo il cuore. Apri. Boom! Posso, guarda un po'? Vai. Guarda che umori, ragazzi. Ma no. È sugnoso. È sugnoso, C'è un profumo. È pieno di roba. Dai, fa massaggiare.
Guardate ragazzi, io è tanto che giro l'Italia e un prodotto del genere sinceramente non l'ho mai trovato. Ma adesso facciamo una roba che non andrebbe fatta. Qual è? Tagliarla a caldo. No, non si che taglia a caldo. Non si taglia mai a caldo. Però per oggi si può fare. Vado, eh. C'ha un sapore avvolgente, sa di domenica, sa di no stress, la parte del cotechino ti rimane in bocca, il manzo arriva prima, il cotechino rimane dopo, ti rimane in bocca, ti dà una sensazione piacevolissima, hai trovato un equilibrio perfetto nel mettere gli ingredienti giusti. Questo è un signor preparato dalla domenica. Ragazzi, esatto. Questo è un preparato credibilissimo, buono, molto 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 buono. Mi verrebbe da dire, come dico in questi casi, mortacci quanto è buono. Ci sta. Noi stiamo facendo, ragazzi, come si fa quando cadono tutti i muri della formalità, stiamo mangiando sopra un tagliere, ma d'altronde, ragazzi, stiamo mangiando per cavoli nostri e quindi possiamo farlo, questo va tutto a noi. Ci sto mettendo una composta di cipolle rosse. E secondo me con la composta di cipolle rosse decolliamo. Wow! È diventato della domenica, del lunedì, martedì, wow, mercoledì. Wow! Buonissimo! È pazzesco! Secondo me ci vorrebbe una composta di mele, sarebbe perfetto. Con, vedi, quel tocco acidulo della mela sarebbe perfetto. Un po' di acidità che contrasta un po'. Ottima, buonissimo, idea! Lo sai che mi piace da morire? Ottima, buono, idea! Buono! Complimenti! Guarda come suda! Ora però, ragazzi, io voglio fare una cosa, chiedo ufficialmente a Sam se mi dà una tazzina, sì, da caffè. Ah, salute. Mi verrebbe da dire altissima, purissima, levissima, ma non c'entra niente però. Però è qualcosa di strepitoso. Mamma mia, ragazzi! Alla salute, caro mio, complimenti per quello che fai. Grazie. Questo brodo, ragazzi, anche questo è mortacci quanto è buono. Non c'è sale e sto apprezzando questo fatto. Non c'è sale. È pazzesco. Perché? Perché non c'è sale? Perché il cotechino è già sapido. Ha già il suo gusto. Bravo. Che gli serve se il gusto è buono? Nulla. Bravo. Quanto è bella l'Italia, ragazzi, che ci regala personaggi come Sam e ci regala gusti del genere. Siate orgogliosi, ragazzi, di essere italiani e testimoni di personaggi come Sam che producono e propongono questa roba strepitosa. Tanta, tanta roba. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Sam è davvero un macellaio straordinario. Andatelo a trovare. Il video termina qua. Un abbraccio e che la brace sia con voi.